Gli ambulanti, altro settore enorme, altro settore in crisi. Vediamo questo servizio, tanto per cominciare. Stamattina, 7:15 sul mercato e cominciamo a mettere i banchi sul solo pubblico, cominciamo a mettere. Cominciamo, finiamo di aprire le 8:30, finiamo di aprire, con la speranza che scende la gente a comprare. Questa è la nostra via, facciamo tutti i giorni. Però la cosa importante che noi cerchiamo di dimostrare a tutti è che noi all'aperto, stiamo all'aperto. E questo che ancora a livello nazionale, regionale, che non hanno capito, non hanno. Qual è il fastidio che diamo? Intorno alla bancarella, negli ultimi 2-3 anni, gli assembramenti non ci sono più. Perché noi, per esempio, l'articolo mio che vendiamo per letteria, viene la signora e si compra la valigia, viene una signora e si compra una borsa, non c'è quel casino. Dovesse capitare che arriva un gruppo di 10 donne, voi come fate? Abbiamo già sperimentato col primo lockdown. Mettiamo delle sbarre avanti con dei nastri rossi e bianchi e facciamo entrare due alla volta, tre alla volta le facciamo entrare. E siamo già pronti, siamo già sistemate, già provviste di tutto, igienizzante, salviettine, guanti, abbiamo tutto. Ce l'ha qua anche qualcosa? Ecco qua. Oh. Salviettine e igienizzanti. Ogni banco noi siamo sempre provvisti. Più abbiamo il cestino per mettere immondizia all'interno. Quindi a noi non ci possono dire niente. Noi possiamo aprire già pure in zona rossa, problemi non ce ne sono. Siamo organizzati a tutto, anche perché noi ci possiamo autogestire. Mi dite qual è il problema di sta roba qua? Dove si può creare? Gente viene, ne sceglie una e se ne va, ne sceglie, facciamo lo scontrino e se ne va, basta, è finito. Passare dalla sera alla mattina, immediatamente, senza più nemmeno un centesimo in tasca, non è una cosa semplice. Noi il lavoro ce lo siamo creati, non ce l'ha dato nessuno, non ce l'ha dato. Noi facciamo i sacrifici con l'acqua, con il freddo, il vento, il sole. I 1.000 euro che adesso il governo ci sta stanziando, ad esempio a me già è arrivato ieri in tempo record. Servono soltanto per tre mesi che noi stiamo fermi per pagare l'INPS, perché l'INPS arriva a 3.900, quasi 4.000 euro annue. Solo per questo servono quei 1.000 euro che ci stanno dando. Per il resto come state facendo? Per il resto? Chi si appoggia sulle spalle dei genitori? Chi si appoggia sulle spalle dei suoceri? Siamo tutti fermi. Ecco, adesso sentiamo uno di loro, Mimmo Prudenzano, ne abbiamo già sentiti, ma vogliamo chiudere con Mimmo Prudenzano. Cos'altro c'è da aggiungere, Prudenzano, a questa situazione? Buonasera direttore, intanto ringrazio per aver accettato il nostro disagio che viene già prima, tanto prima della pandemia, però la pandemia diciamo che ha complicato la nostra attività commerciale di non poco. Noi a distanza di un anno di questo problema Covid avevamo messo a maggio scorso mediante le linee guida con i comuni avevamo messo in sicurezza le aree mercatali. Avevamo veramente messo a disposizione noi come associazioni di categoria ai sindaci di sistemare le aree mercatali. In alcuni casi, in molti comuni, molte aree mercatali sono state addirittura dislocate rispetto a quelle che erano all'interno dei paesi. Sono state dislocate peggiorando ancora di più il nostro settore, ma questo non è servito a niente. A distanza di tempo la zona rossa ci porta a chiudere le nostre attività. Chiudendo le nostre attività e non sapendo quale sarà il nostro futuro e quale sarà la data della nostra riapertura. Pur scoprendo e sapendo, come voi ben sapete, che la scienza dice che un caso su 1.000 è contagiabile all'aperto. Noi siamo all'aperto, avevamo creato spazi idonei, avevamo avuto rapporti con i sindaci per poter creare le condizioni per poter lavorare senza nessun problema. Adesso ci ritroviamo con attività aperte e noi ancora chiuse. È un problema che molto probabilmente abbiamo ancora più forte, è quello che a noi i sindaci peggiorano i DPCM nazionali, i DPCM e le ordinanze regionali, con ordinanze comunali che vanno in base ai contagi del paese. Noi non siamo portatori di virus, questo lo abbiamo stabilito, abbiamo mercati chiusi da 6-7 mesi, anche di un anno, i contagi salgono. Allora non è l'area mercatale quello che mette in discussione, certo, il problema del Covid, e questa è una cosa molto fondamentale. Ecco, anche Prudenzale, all'aperto. Prudenzale, volevo chiederle, voi siete stati protagonisti qualche giorno fa di una clamorosa protesta
A Bari avete bloccato la tangenziale, voi e altre categorie in sofferenza. Crede che si potrà, come dire, tenere, mantenere la calma nel vostro settore, o ha paura che la rabbia possa esplodere? Bene, direttore, questa non è una sede che possa dare sicuramente un motivo di quella manifestazione, ma io ci tengo a precisare che la disperazione di quel corteo di ambulanti si recava al Bari Centro, dove la fonte del nostro lavoro, noi ci approvvigioniamo di merce al Bari Centro, noi eravamo disposti insieme ai nostri fornitori a far capire il nostro disagio che sta la categoria avendo. Mentre attraversavamo quella via abbiamo trovato un blocco, ci siamo bloccati anche noi a protestare, perché il disagio degli operatori è talmente forte, come lei ben sa, era già una categoria, noi avevamo già espresso prima di questo Covid, avevamo già espresso al presidente Emiliano giorni prima, avevamo un appuntamento per dire che era una categoria disagiata, vivevamo già in un momento di grosse difficoltà. Questo poi ci ha messo veramente in ginocchio. Allora noi, mentre eravamo lì, abbiamo manifestato quello che era il nostro dissenso, ma correttamente e garbatamente siamo andati via, abbiamo continuato la nostra tappa e abbiamo voluto dire ai nostri fornitori che noi siamo qui, i nostri furgoni, che è frutto del nostro lavoro da una vita, stanno qui, le merci sono invendute. Era anche una giustificazione per quanto riguarda quello che ognuno di noi ha come proprie spese nei confronti dei fornitori. Questo perché? Perché non siamo sostenuti nemmeno a livello economico, caro direttore, perché noi, una volta che le ordinanze sono comunali, i sindaci non ristorano gli ambulanti, fanno delle ordinanze così restrittive nei nostri confronti. La prima chiusura è il mercato, non abbiamo ordinanze motivate in nessuna maniera. Allora noi, il nostro momento di difficoltà ci portava a raggiungere questo posto del baricentro e a dire: noi siamo qui, questo è il nostro prodotto, vediamo insieme cosa possiamo fare. Noi siamo sul piede di guerra nei confronti delle istituzioni, perché abbiamo delle sconsiderazioni rispetto alle altre categorie, perché purtroppo, come lei ben sa, tutte le categorie in questo rosso molto relativo stanno lavorando, ma la nostra, oltre a non star lavorare, non sappiamo quale sarà la data di riapertura. Anche in zona arancione noi andremo in difficoltà in molti comuni. Le faccio un esempio: Alberobello non si svolge il mercato da un anno, pur dislocando la locazione in un posto più sicuro. Per rimettere in sicurezza il mercato di Massafra ha subito un trasferimento e siamo ancora al mercato chiuso. Anzi, le dico di più, come associazione di categoria riscontriamo disagi ancora peggiori. Oggi abbiamo avuto 4 ordinanze di chiusure di 4 comuni che chiudono anche il mercato alimentare. Cioè, all'aperto non si può fare la spesa, al chiuso, senza controlli, in questo momento si sta facendo la spesa. Credo che è un'ingiustizia e un problema che noi dobbiamo risolvere, perché da qui al futuro noi dobbiamo stabilire le nostre aperture e dobbiamo concentrare quello che sarà il nostro lavoro e il nostro futuro, mantenendo possibilmente la calma. Grazie. Questo sempre, noi siamo persone per bene, direttore, assolutamente. Lei lo sa che noi non abbiamo mai fatto manifestazione, cioè non ci siamo mai trovati in questa situazione, ecco perché molto probabilmente è gestita in maniera diversa rispetto alle altre categorie. Noi abbiamo sempre lavorato del nostro, non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, né alle istituzioni, non abbiamo mai avuto soldi a fondo perduto, siamo stati sempre sconsiderati e del nostro abbiamo fatto la nostra vita e le nostre famiglie. Grazie, forse questo problema è anche più grande di noi. Grazie a lei, direttore, buonasera. Abbiamo mostrato la sofferenza di alcune categorie, sofferenza profonda, sofferenza che fa male a tutti, deve far male a tutti i cittadini, a chi amministra, a chi governa, ma anche a chi va a fare semplicemente la spesa, a chi prima aveva la felicità di andare al cinema, di andare al teatro o di andare a ristabilire la propria salute in palestra o a portare i bambini a divertirsi alle giostre. Ci mancano davvero tante cose e adesso la sofferenza riprende a salire, a crescere, la dobbiamo bloccare. Auguriamoci che quello che ci ha detto in apertura di questa trasmissione l'assessore Lopalco possa diventare realtà. C'è qualche segnale che fa ben sperare. Non possiamo far altro che sperare, anche noi. Buonanotte a tutti.